Padre e figlio, titolare di vigilanza, sono stati feriti da malviventi che hanno tentato una rapina. Indagini in corso per l'ennesimo negozio automatico incendiato in pochi mesi. I genitori chiedono aiuto alle forze dell'ordine, arrestato giovane con problemi di alcol e droga per resistenza a pubblico ufficiale. Un arresto per possesso di armi da guerra rinvenute in un'azienda agricola nei pressi di Stornara. Partiti, associazioni e semplici cittadini scesi in piazza contro i rifiuti per strada. Si è svolta presso la Villa Comunale la seconda edizione di Marchette, il festival dello street food etnico. Tempo stabile e temperature in aumento per tutta la settimana.